Bravo, sei Operazione Pumarola. Analizzare, valutare. Mi occupo di divulgazione della scienza da oltre 20 anni e nel teatro ho trovato un modo espressivo perfetto per parlare di cose spesso complicate in modo divertente, leggero, senza però ovviamente perderne il rigore. Io, la regina, la rete derivante, sono bandita da questi mari e da queste leggi che ingiustamente mi hanno punita. Oh. Ma l'atmosfera serve anche per riscaldarci, grazie all'effetto serra. Che funziona più o meno così. Ma che cavolo vuol dire vivere in modo sostenibile? Qualcuno di voi lo sa? Mi occupo di teatro da oltre 20 anni. Da 13 produciamo spettacoli di divulgazione scientifica e ambientale per i ragazzi, proprio perché ci siamo resi conto che è uno strumento potentissimo. Nulla come l'esperienza del teatro può trasmettere educazione, emozione e divertimento. Quindi attraverso questa esperienza ludica permettiamo ai bambini di divertirsi e apprendere. Che hanno imparato ad utilizzare l'energia del sole. E indovinate da chi l'hanno imparato? Abbiamo spettacoli studiati per ogni fascia di età, da quella prescolare a quella adulta. Oh, cercare di consumare tutti meno e sviluppare seriamente fonti di energia alternativa. Oppure andare avanti a spremere la terra, sfruttare le risorse fino... In particolare il teatro si presta perfettamente a raccontare temi importanti quali la sostenibilità, l'economia circolare, l'ambiente e il clima che cambia. Ciao! Ciao! Accidenti, che carina che sei, con quel piccolo neo di fianco alla boccuccia. E lo sai, sono anche croccante e buonissima. Vuoi assaggiare? Eh sì! Fermati! Realizziamo costumi e scenografie semplici, con materiali da recupero. Si adattano perfettamente a qualsiasi spazio teatrale. Spesso realizziamo anche pupazzi animati da burattori, ossia da burattinai attori. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Tranquilli. Tranquilli. Non mi sono fatto niente.